Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo gameplay missione cazzeggio di GTA 5. Allora, dobbiamo fare una missione con il svampito Trevor devo andare a recuperare dapprima un elicottero alla base militare e poi, il sottomarino. Allora, vediamo. Vediamo. Dov'è? Dov'è? Tu sei? Dove cazzo stai? Eccolo. Ok, direi di partire con questo. Perfetto. Andiamo subito col nostro Trevor, col suo super super mezzo quattro ruotato. E io direi quasi quasi di fare una cosa. Ah, vaffanculo tu, ricco. Ti spacco la macchina. Io direi magari di fare una piccola cosa. Magari andiamo all'eliporto, dove ci sono gli elicotteri. Tu via semaforo, i semafori non servono. Cazzo suoni. Pensavo appunto di... Cosa vuole Ron? Ma sì, ci penso poi. No, andiamo all'eliporto, che magari c'è l'elicottero e raggiungiamo un po' più velocemente il nostro obiettivo. Li sto registrando un po' così, cioè non è che sto andando in fila, era perché dovevo fare un altro gameplay, però non so, c'è stato un piccolo problema tecnico di upload e adesso ho deciso appunto di mettere questo che avevo fatto un po' di tempo fa. L'ho solamente sistemato un attimino. Porca troia che hashtag che ho preso. Tanto ormai GTA 5 l'abbiamo finito, rifinito e finito tutto. Però vabbè, io la metto comunque in caso qualcuno non ci ha ancora giocato può vedersi. Scusa, mi serve il tuo elicottero, posso? Grazie. Bravo, scappa, sennò ti legno. Decolliamo e andiamo al... mi sono impapinato nel dire quello che dovevo dire. All'aeroporto militare a prendere il... quell'elicotterone con il gancio sotto. Avete presente con le due eliche? Sì, avete presente, vero? Ok. E vediamo, Tra l'altro mi sto preparando appunto una lista di possibili giochi appunto da fare in futuro, giochi che ovviamente dipenderà da voi che gioco farò, quindi io metterò una lista di giochi, anche giochi su PC recuperati da Steam con le mega azioni natalizie, e poi mi dite poi voi quale volete, in modo che, cioè, è giusto che faccio scegliere anche a voi, non è che posso mettere io sempre il cazzo che voglio, poi magari a voi non frega niente, quindi giustamente non è che state lì a guardare i video che non mi interessano. Adesso finirò appunto Splinter Cell perché ormai l'ho finito. Assassin's Creed Black Flag l'ho già detto, ma l'ho abbandonato perché era inutile star lì a fare un gioco dove, a parte che non ci ho giocato, devo essere onesto. I due gameplay che ho messo sul mio canale sono gli unici gameplay che io ho fatto veramente, quindi adesso magari lo continuerò e magari lo registrerò in caso che magari voglio metterlo, ma non ce ne sono già troppi appunto, e appunto voglio finire Batman e voglio finire Splinter Cell Blacklist. Adesso qua dove cazzo è sto coso qui? Permesso, posso entrare? Ho bisogno dell'elicottero, quello con le due eliche, posso? Porca troia, dove sei? Adesso io lo vado a prendere. Ma vaffanculo, se è shuttato tua sorella. Adesso andiamo giù. Andiamo giù, dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo lì, eccolo lì. Poi faccio un atterraggio un po' così alla cosa qua. Oh, oddio, oddio che mi centro. Mo lo centro, eccolo lì.
Arrivo, arrivo elicottero, arrivo, orca vacca, aiuto, aiuto, orca troia. Atterraggio perfettissimo. Ma prendiamo le armi perché qua mi sa che mi uccideranno tutti. Te vaffanculo. Te, te muori. Scusate, ma mi serve l'elicottero, abbiate pazienza. Sì, ma cazzo spari, cazzo spari, eh. Ti uccido, eccolo qua, Marines, Marines. Il Cargo Bob, ciao Cargo Bob. Sono Trevor, piacere, tu chi sei? Sono i Bob. Mi piace il nome Bob. Semina l'elicottero militare, ok, ci provo. Ci provo, proviamoci. È che il problema è che questo elicottero non è che vada molto veloce, poi è una zattera, cazzo, da guidare. Oh, cutiez, ma sei scemo? Oh, mi ha tirato il missile addosso, sto pirla. Oh! Porca troia, per fortuna che c'è una mira di merda. Oh, cazzo. Ma dai, sì, certo, come no, buonanotte. Hai finito? Hai finito? No, ma dimmi se hai finito. Dove sei? Cioè... hai rotto le palle. Dove sei? Sì. Continua a volermi uccidere, bastardo. Sapete che faccio? Sapete che faccio? Adesso io atterro da qualche parte, prendo il lanciagranate e gliele suono. E prendo il lanciagranate e adesso ti faccio vedere io, cazzo, pezzo di merda. Ti faccio vedere. Amo. Mo ti sistemo io. Stai qua. Mo ti sistemo, cazzo, ti faccio secco. Sì. Mo vedi. Prendiamo il coso, prendiamo il coso, trac, eccolo qui, tac, tac, cazzo! Non aveva munizioni, merda! Merda! Ma porca! Ci ha fatto il culo, ci ha fatto il culo! Mo devo rifare tutto da capo, cazzo! Perfetto, molto perfetto! Ah no, cazzo, da qui, perfetto, ok, ok! Ok, la mia idea era quella di lanciargli il lanciagranate, però non mi sono ricordato che non avevo acquistato le munizioni e ho fatto una figura di merda. Ok, perfetto, perfetto, fanculo. Vabbè, adesso lo seminiamo in questa maniera, cerchiamo di andarcene fuori dalle palle. Quindi ragazzi, stavo dicendo che adesso finirò questo e poi riprenderò con lo Svago Time. Se ve lo ricordate, lo Svago Time comprendeva anche il retro game con Jack and Dexter. Raggiungi l'hangar, ok, raggiungo l'hangar. Lo Svago Time Racing di Mod Nation. He's an unwieldy thing if Michael don't get those lessons. Sì, sì, l'ho fatta le missioni, la scuola di volo l'ho fatta a posto, tranquillo. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing a chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the ok, guardate qua che bel effetto sfumato che ho fatto, ma atterriamo qua. Sì, non c'avevo voglia di farvi vedere tutta la strada. Tutta la strada fino qua, dai. Giusto, giusto. No, fatto bene, fatto bene. Poi l'effetto è figo. Adesso cerchiamo di atterrare lì. So che cazzo devo fare. Tanto questa è la prima parte, penso, non so se riesco a fare anche la missione, Comunque, tra l'altro, non so se lo sapete. Vabbè, per chi ci ha giocato, all'inizio bisogna fare la preparazione per il colpo. Quindi adesso devo preparare la missione, quindi devo recuperare questo elicottero militare che poi mi servirà per quello che devo fare. Bisogna recuperare del materiale militare e ho scelto l'opzione più soft, quindi mi serve questo e il sottomarino, quindi l'opzione, vabbè, 50%, chi se ne frega, dai, non siamo qua per fare i fighi. Che oh, che figata l'elicottero lì, hai visto? Avete visto che figo l'elicottero?
C'è anche il piccapone. Wow, fico, fico. Ok, allora adesso io voglio andare a vedere l'elicottero lì perché è fichissimo, cazzo. Bravo, c'hai un bel elicottero, bravo, bello, fico. Con sulla specie di graffito lì, tutto strano. Vabbè, andiamo a recuperare il sottomarino, quindi andiamo con questo. Col piccappone qua che... Yeah, vai su, sembra un monster truck. Con le ruote proprio piccoline, però vabbè. Ok. Adesso mettiamo il segnalino perché non so dove cazzo devo andare. Ah, al porto forse, sì. Dov'è? Dove sei? Eccolo lì, eccolo lì. Fino lì. Porca troia. Vabbè, ci portiamo magicamente lì. E voilà. Forza, forza. Eccoci qua, arrivati alla barca. Alla Desilì. Eccola lì, la Desilì. Adesso andiamo a prendere il sommergibile, il sottomarino. Sottomarino. Dovete... Questo povero marino avere il sotto. Niente. Lì c'è un tipo. Io non mi faccio vedere. Andiamo di qui. Andiamo di qui. Qui ci sono i container. C'era anche quella missione carina dove bisognava lavorare con Lloyd al porto, che bisognava spostare i container. Molto figa quella cosa, che poi bisogna fare la foto alla nave, avete presente? Sì, no, vabbè. Ok, io direi di far scendere il sottomarino. Puff, eccolo, dove sei? Yuuu! Splash! Il submarine! Oh shit! Cazzo, orca troia, che botta! Che botta! Che botta! Ti sei fatto male, Trevor? Dai, salta su, salta su, salta su. E che fico il sottomarino. Come funziona sto coso? Oh Cristo. No, aspetta, semina gli sbirri. Aspetta, 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 Cristo. Oh Cristo. Ok, ragazzi, non vedo una minchia qui sotto, non so. Scusate, aspettate un attimo che cerco di capire dove cazzo devo andare? Cioè, non c'è neanche... Ah, vabbè, devo seminare gli sbirri prima, giustamente. Vabbè, che cazzo. Vabbè, c'ho una stella, wifi. Sto qua sotto una vita. Ok, io sbuco un attimino per capire da che parte devo andare. Boh, non lo so. Vabbè. Scoprirò. Lo scoprirò. E niente, quindi riprendiamo il discorso di prima. Vabbè, metterò appunto... Raggiungi il punto di estrazione, va bene. Metterò appunto a scelta i giochi, quindi mi raccomando, mi raccomando. Sì? Ok, pronto? Pronto? Al molo 400. Ok, andiamo. Perfetto. Quindi mi raccomando ragazzi, vi voglio attivi sulla scelta del gioco perché poi va a finire che poi vi faccio quello che voglio io e poi magari non vi piace, quindi non mi sembra giusto, dai cazzo. Su 700 iscritti non è che adesso dico che voglio un voto di 500 persone. Cioè, almeno una quarantina, una cinquantina, to, penso che, cazzo, tra voi 700 ci saranno 50 persone che desiderano, magari, chiaramente magari se su 5 giochi, faccio un esempio, non sono 5, non so quanti ne sono, devo ancora scegliere un po', su tot giochi, magari comunque... Se il primo riceve 20 mi piace, il secondo ne riceve 15, magari il secondo lo farò comunque in ogni caso, però vediamo. Però se raggiunge,
se non supera i 10 mi piace, Tony. Non sto neanche lì a farlo, cioè, nel senso... Farò poi quello che voglio. Ok, dobbiamo raggiungere, penso, quel coso giallo lì. Ok, raggiungiamo quel punto giallo lì. Eccolo lì. Sì, però è un po' difficile da guidare sto coso, non è evidente. Adesso non so se... Se perché è notte, quindi si vede tutto scuro, non lo so. Perfetto, abbiamo raggiunto il punto. Ah, e qua fa tutto animato, pensavo che... Oh. Che carino. Sembra un po' quel sottomarino che davano un po' di anni fa insieme ai Topolino. Ai giornalini... No, forse mi ricordo male io. Un po' ci assomiglia. Cioè, qualche anno fa. Forse una ventina d'anni fa o dieci, non lo so. Cioè, Trevor, tu sei un fottuto pazzo. Andiamo, via, 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 via. Scappiamo col sottomarino, via, 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 via. Andiamo, ok. It's around the corner, past the shipyards. Lascia sopravvivere al magazzino. Ok, raggiungiamo il magazzino con questo coso. Oh cazzo, cerchiamo di non distruggerlo. It'll be fine if we just get there. Fa troppo ridere il tipo che parla con Ok, qua devo fare piano perché già una volta sono passato a balla e mi sono ribaltato con l'auto. E vorrei evitare di ribaltarmi con il camion e il sottomarino annesso. Ehi già. Ok, allora adesso vediamo un attimino. No cut for Deborah. Dove cazzo è? Ah, è lì. Ciola, ma come faccio a entrare? Oh, madonna. Qua è tutto stretto. Muove, sì, ciao. Qua mi sa che tiro giù qualcosa. Ok. Dov'è? Lì? Oh, no, ho sbagliato. E ditemelo, no? Sì, ma il camion c'ha l'angolo di sterzatura. Palla! Ok, abbiamo consegnato il camion. Cioè, abbiamo nascosto il camion con il sottomarino sopra. Bene, molto bene, molto bene, molto bene. Perfettissimamente. Dai, Fedibal, via, sparisci. Sgumma, sgumma. C'è una bella gradatina ai maroni, che non fa mai male dopo una giornata di lavoro, di duro lavoro. Cioè, bene, so in te, proprio. Perfetto, missione completata. Quindi vi aspetto per la seconda parte di questo gameplay dove faremo la missione vera e propria. Ciao a tutti da Genetic DNA.